100% rendimento. La voce del pianeta. A Radio Italia Network, Christian Norbostel misura le pulsazioni ritmiche del pianeta e ne amplifica il suono. 100% rendimento. La voce del pianeta. Benvenuti a bordo, buona serata a tutti, buon sabato sera da Horn Bostel con voi, l'edizione globale dell'unità 100%, le 40 posizioni, insieme in sequenza della vostra speciale classifica in onda anche nel pomeriggio di Radio Italia Network, in onda intorno alle ore 14:20 con la famosa, tra virgolette, la famosa prima, adesso non è tanto che il nuovo palinsesto è andato in emissione, comunque con la edizione Express Cut, il surrogato delle posizioni con maggiore rotazione. Invece per quanto riguarda la rotazione del sabato, tutte e 40 le posizioni, partendo dalla numero 40 che oggi è Mr. Divan by Paradise. Buon ascolto con la Hexagon. Etichetta italiana che ha aperto oggi l'edizione globale dell'unità 100% con Mr. Divan My Paradise. Pallerino di coda, ma comunque in classifica con noi, pensate, dal 14 giugno. Troviamo Mauro Todino, 39esima posizione con Black Store.
ha esordito proprio con Blackstore, Mauro Todino, su questo nuovo prodotto italiano su Maga dal 2 agosto in classifica con noi. Tra l'altro è stata anche la prima produzione, siamo stati ben lieti di aver tenuto a battesimo questa nuova etichetta italiana alla quale auguriamo naturalmente tutto il bene. The Technology Plant, Voyager dalla città di Roma, in classifica con noi dal 19 luglio, è alla posizione numero 38. Siete sintonizzati su Radio Italia Network, con voi la voce di Horn Bostel in quello che è l'appuntamento del sabato sera con la vostra speciale classifica dell'unità 100%. Era The Technology Plant su Voyager italiana, ancora un'altra etichetta italiana, leggermente oggi e quattro tracce italiane per aprire Dance Factory, e la prima new entry di oggi Marco Polo Cecere con Flying Higher.
Ne ho altre, la prima di oggi, ce ne sono altre importanti, anzi al prossimo spazio pubblicitario vi dirò anche quali sono le uscite di classifica di questa settimana, e quindi naturalmente farete conto con i posti e lasciati, le posizioni lasciate libere proprio per le new entry della settimana entrante. Abbiamo Steve Ba con False World su Raw Element. Leggermente particolare per parlati fini, come si suol dire, non è in grossissima rotazione durante la settimana, ma l'ascoltate di merito nell'ambito del nostro appuntamento del sabato con tutte 40 le posizioni dell'unità 100%. Ci fermiamo un attimo con la pubblicità, vi ricordo che questa settimana usciranno di classifica Strike, Acid Music, Little and Howl in the Space, DX, Electron Park, poi Jackman Communications, il primo Organic, poi Brain 7 e House Trap volume 3. Ci sentiamo tra pochissimo con Ultra Tubes Nectar. La voce del pianeta.
Era The Heart Sequencer con The Healer su Radio Slow con noi dal 19 luglio 1997. Ed ecco una etichetta italiana a spezzare questo dominio tedesco, la Mammut con One Way to Heaven da Marco Bellini. Uno dei sicuri protagonisti dei prossimi Guest of the Week. Ricordo l'appuntamento dell'Unità 100% ogni venerdì sera dalle ore 22 alla mezzanotte con l'ospite della settimana. Sarà sicuramente Marco Bellini con noi con One Way to Heaven, il nuovo Mammut. Ora 7-Eleven Recording Frequency Standard in discesa alla 12ª posizione da Londra su Haunebu 3.
dal 21 giugno con noi su Haunebu 3, o meglio Haunebu 3 o Haunebu 3, come preferite. 7-Eleven Recording Frequency Standard 7.11, come dicono proprio in Inghilterra. Posizione numero 12, ore 11, Eraser Yeti Splendido su Technogold. Questa Technogold con questa splendida Eraser Yeti Gran Tiro, ed ora entriamo nelle 10 posizioni top dell'unità 100%. C'è Joy Caldwell, Splendido, Soul to Bear. C'è un accento sulla ora, quasi volevo fare un misto, no? C'è un remix, a mio avviso la mano di John Fleming si sente, anche quello di Chris Daniels, molto hard house, da non perderlo su The Pioneer Pro Sound. We'll be right back.
Jerry Calder con Soul to Bear, John Devlo Fleming e Chris Daniels mix su Pioneer Pro Sound, una etichetta che da quando ci manda dei prodotti, c'era il primo su Pioneer, lo ricordo ancora, è stato in classifica con noi, pensate, 5 mesi, qualcosa, quando fanno i prodotti li fanno veramente bene questi inglesi della Pioneer, in particolar modo su questo prodotto Pioneer Pro Sound. Ancora in Inghilterra, FFOR con Salt Tank, splendido con Wave Intruder. Destinato a salire verso le primissime posizioni dell'unità 100%, Salt Tank con Wave Intruder su FFRR. Ed ora Brain 8, un po' più commerciale, un po' più da massa, ma indubbiamente un disco che funziona. Brain Recordings, l'etichetta Augsburg, Germania, la provenienza. We'll be right back.
classico riempipista Brain 8 con la Brain Recordings di Michael Bauer, posizione numero 8 nell'unità 100%, troviamo DJ Angelo ed ora Amtrak è protagonista nel territorio olandese. Numero 7 dell'unità 100% DJ Angelo, Full Moon Junction, su Amtrak dall'Olanda. Ancora la FFRR torna a trovarci dopo Joy Caldwell, anzi scusate, dopo Saltang, Joy Caldwell è su The Pioneer Pro Sound. Troviamo CJ Boland con questo, a mio avviso, incredibile The Prophet. Give it to the poor. What difference does it matter what you own?
CJ Bolland con The Prophet, The Historic Mix per la FFRR. Ancora una volta una grande traccia nell'unità 100%. Siete all'ascolto della vostra speciale classifica nelle 40 posizioni, interamente in sequenza con voi ogni sabato sera dalle 22 alla mezzanotte con la voce di Horn Bostel su Radio Italia Network. Con voi anche Antic Pulse. E come si può dire? È di turno? Non mi piace il turno. È il momento, ecco questo mi piace più, della sonica italiana. Licenza su Sonica, complimenti a Frank Sicardi perché decisamente funziona questo Antic Pulse dalle sonorità, a mio avviso, volutamente anni, fine anni 80, inizio 90, dove i synth venivano usati in questo modo, ha un grande riscontro in discoteca, una grande carica e quindi complimenti alla Sonica per questa licenza. Torniamo tra pochissimo, dopo la pubblicità c'è Free Phase. Qui si potrebbe dire qualche cosa su questo nome, anzi ve lo dico dopo. Fusion Man comunque versus Christian Smith su UPB. Miss Light 100% rendimento, la voce del pianeta.
Asian Man vs. Christian Smith, Three Phase su UPB Universal Prime Rex. Ecco, svelato il segreto di questo titolo. Non so quanti di voi abbiano avuto il piacere di vedere Soluzioni Estreme, Extreme Measures, con Hugh Grant e Gene Hackman. C'era proprio all'interno di questo film e questo prodotto chimico e medicinale, si chiamava Three Phase, dal quale film si sono proprio ispirati Christian Smith e Fusion Man per questa splendida, a mio avviso, ritmica e soprattutto energica, minimale produzione su Universal Prime Rex. Se la chiamiamo in causa e dall'inizio della trasmissione, eccola la Superstition con The Sound of Superstition, numero 5 alla posizione numero 3. The Sound of Superstition su Superstition dalla città di Amburgo. Ed ora attenzione, perché c'è un colpo di scena. Alla posizione numero 2 c'è Electrolux con Baloney nel Baby Dogs remix della True Love.
True Love, Lecce Lux, Baloni, Baby Dogs Remix. Beh, quindi c'è un colpo di scena come annunciato, manca soltanto la prima posizione e non essendoci Electrolux facendo i debiti conti, manca soltanto Overcharge con Minds Are Changing su Time Unlimited, la nuova numero uno dell'unità 100%. Ragazzi, io vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro un buon weekend. Saluto tutti gli amici di Giardini Naxos, questa sera sarò proprio in quelle di Taormina o nelle vicinanze di Taormina. Noi invece ci ritroviamo alle ore 14:20 circa per l'appuntamento, quando lunedì, in express cut della vostra edizione giornaliera dell'unità 100%. Buon weekend, bis Montag, tschüss. Per cento rendimento, la voce del pianeta. 100% rendimento. Power off.